Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Porto Viro. Siamo nell'ufficio del sindaco Mauro Veronese con il vice sindaco Doriano Mancin, l'architetto Paolo Fracasso e il geometra Siviero dell'ufficio tecnico per presentare appunto da parte del sindaco il progetto di riqualificazione della città, in particolar modo della zona di Contarina. Buongiorno a tutti, sì, Leandro, hai presentato tutti i miei ospiti, mi sembra di essere in televisione oggi, veramente sono in televisione di oggi, perché appunto l'idea è quella di partire da un punto dolente un po' in realtà, per guardo Doriano perché insomma lei è stato un pungolo su questo tema forte in questo periodo, perché insomma sicuramente tutti gli amici che ci ascoltano, che ci guardano, conoscono molto bene quello che caratterizza la città di Porto Viro, ovvero il suo essere una città accogliente, una città in cui si viene per divertimento. Un po' di tempo fa si veniva di più per divertimento, adesso insomma le occasioni di incontro sono minori, però continuiamo ad essere molto bravi, i nostri esercenti continuano ad essere molto bravi in questo, e si viene per fare degli acquisti. In generale la nostra è una città molto aperta alla vita sociale, alla vita anche pubblica. E sicuramente siamo anche consapevoli del fatto che nel nostro, che è un territorio molto vasto, abbiamo alcune aree che sono più votate in questo senso all'accoglienza, ed è sicuramente il caso di Donada, del centro storico di Donada, di via Roma, che è diventata una via da passeggio veramente molto frequentata. Però siamo anche consapevoli del fatto che l'altra metà del nostro centro, appunto, che è la località di Contarina, ha sempre avuto una vocazione commerciale assolutamente molto viva, e negli ultimi anni ha vissuto veramente un periodo di difficoltà. Noi abbiamo anche cercato, lo stiamo facendo tuttora, con delle riqualificazioni di spazi pubblici, quindi abbiamo ripensato ad esempio tutto un piano di asfaltature che sta continuando anche in questo ultimo periodo dell'anno, però abbiamo capito, insomma, con questo sono stata aiutata da Paolo Fracasso a capire che in realtà per promuovere un territorio, per riqualificare un territorio, non è necessario soltanto fare degli interventi esclusivamente pubblici, ma è necessario dare l'opportunità alle persone che operano, lavorano, sono proprietari di spazi, di poterlo trasformarlo in modo ordinato. Quindi sulla falsa riga di quello che è lo spazio di Donada, quindi la località di Donada è dotata di un piano particolareggiato, seppur datato ormai di alcuni anni, la località di Contarina non aveva e non ha questo piano particolareggiato. Da qui la necessità di sanare questa differenza, abbiamo fatto una determina proprio lo scorso, il nostro responsabile del settore Mauro Siviero lo scorso 4 novembre ha fatto appunto una determina di affidamento all'architetto Fracasso, che conosce molto bene in particolare quella parte di centro storico che va da via Zara, via Gorghi, via Zara, arriva fino all'inizio di via Contarini. Da qui abbiamo fatto una determina proprio lo scorso 4 novembre, ha fatto appunto una determina di affidamento all'architetto Fracasso, per tutta questa zona verrà interamente, cioè sarà oggetto di uno studio in cui appunto, ma lo spiegherà molto meglio Paolo dopo di me, in cui appunto poter avere un piano particolareggiato che permetterà a chi opera, vive e proprietario in quelle zone di riqualificare in maniera assolutamente anche concorrenziale proprio quello che è l'offerta commerciale, per creare anche poi un bel modo, un bel luogo in cui vivere ed operare, quindi sperare di rilanciare con forza questa zona della nostra città. Allora, riprendo il discorso che sì. Affrontava il sindaco. Noi abbiamo uno specchio, abbiamo che è il piano di recupero che è stato fatto a Donada. Il piano di recupero che è stato fatto a Donada, tutti i cittadini possono verificare il successo che ha avuto. Quindi ha qualificato una porzione di area rendendola appetibile sia sotto l'aspetto commerciale sia sotto l'aspetto direzionale, abitativo e quant'altro. È stato fatto un piano di recupero a suo tempo, il compianto architetto Laurenti ha fatto quel piano di recupero lì, che di cui i frutti se ne vedono adesso. Stessa cosa dobbiamo affrontare per quanto riguarda Contarina, che attualmente langue, diciamo, in una situazione ben diversa da quella di Donada, e pertanto va
riqualificata. Come? Dando uno strumento a chi dovrebbe investire. Quindi l'unico strumento o uno degli strumenti che vengono applicati in questo caso sono quelli di un piano di recupero. Piano di recupero che consiste nella riqualificazione progettuale per quanto riguarda via Cesare Battisti e parte di via Zara, dando delle definizioni plani volumetriche, delle definizioni di estetica limitata degli edifici e la potenzialità per di quello che si può costruire. Faccio un esempio, verrà fatto un piano volumetrico in cui verranno stabiliti il numero di piani, verranno stabiliti il numero di attività che andranno al piano terra, il tipo di distribuzione che questi fabbricati avranno. Darà dato grossa importanza al riordino dei parcheggi e degli spazi comuni e soprattutto degli spazi a verde e degli spazi destinati ai servizi. Questo, che chiaramente è uno strumento che non darà un'immediata visibilità il prossimo anno, perché sennò... Ma se non si parte? Bravo, se non si parte mai si farà. Ed è uno strumento fondamentale per la crescita, in questo caso della parte di Contarina, ma è uno strumento fondamentale che è applicato in tutte le città che si dotano di questo strumento per crescere. Quindi Contarina attualmente non può farne a meno. E questa è un'ottima occasione che il Comune, sotto la guida della dottoressa Maura Veronese, ha recepito ed ha applicato. Con il sindaco ci rapportiamo molto spesso e ci vogliono le idee e ci vuole il momento giusto per ripartire e fare ciò che manca a Contarina. Quindi siamo in buone mani con le idee del sindaco, che è promotore di questa iniziativa assolutamente, che condividiamo penso tutti, ma anche l'architetto per la sua esperienza e anche il nostro RUP che è qui alla mia sinistra, che è giunto il momento di riqualificare Contarina. Io penso che sia una cosa veramente buona e giusta, come si dice, e vogliamo partire, vogliamo che questa amministrazione, dopo le piazze che abbiamo finito la piazza cosiddetta di San Giusto, sì, che piace quasi a tutti e anche chi diceva ma è una bella piazza, fra qualche mese penso anche meno esometra. Siamo già in fase, di iniziare proprio Contarina nella riqualificazione, partendo da dove? Dalla piazza d'armi, è una piazza d'armi questa, quindi non pensiamo che possa nascere una piazza con i portici, perché era vocata a piazza d'armi. Io penso che i cittadini, anche con altre qualche novità che poi vi dirà la Maura, che già sappiamo, penso che avranno opportunità di investimento e di poter dire questo comune è uniforme anche nelle prospettive di commercio, di attività varie che apprezziamo nelle nostre città. Sapete che siamo molto operativi, quindi non siamo fermi, stiamo progettando il futuro. Ricordiamo che da ormai qualche mese abbiamo una delibera che credo arriverà fino a fine 2023, dovrebbe arrivare, cioè abbiamo voluto legare a tutti i bonus, ce ne sono tantissimi che non ho, di tutti i bonus attivi in questo momento, perché insomma è vero, ci sono i bonus, però nel tentativo di invogliare ancora di più i nostri cittadini, sapete che chi decide di ristrutturare anche utilizzando uno dei bonus presenti attualmente sul mercato, chi decide di ristrutturare nella nostra città ha un abbattimento totale del costo di costruzione. Chiudo con Geometra Siviero, perché insomma da poco abbiamo dato un incarico di preliminare di uno studio di fattibilità tecnico economico, abbiamo preso l'appunto per Corso Risorgimento. Quindi insomma volevo un pensiero proprio sull'aspetto degli interventi del pubblico. Abbiamo parlato molto dei nostri spazi privati e chiudiamo con lo spazio pubblico. Insomma, abbiamo dato l'incarico per la redazione di studio di fattibilità tecnica ed economica per il tratto di Corso Risorgimento, che va dall'incrocio del semaforo e fino all'incrocio di via Rossini. Sarà ridisegnato sia lo spazio, sarà prevalentemente lo spazio pubblico, sia della viabilità carabile che della viabilità ciclopedonale, e saranno anche posizionati in maniera diversa e in maniera più consistente dell'arredo urbano.
Detto questo, Sindaco, tempi tecnici, quando potranno i cittadini usufruire di tutto questo progetto interessantissimo? Terminata la parte che, insomma, il carico l'abbiamo proprio appena dato, quindi lui è completata la parte di programmazione, è fatto il piano dovrà andare poi in consiglio comunale. Per la prima volta penso che prima di Natale possiamo già averla. E quindi lì apriamo un po' la valutazione, nel momento in cui abbiamo il piano attivo, quindi penso un piano approvato, credo che di lì a poco si possono vedere i primi immobili certo. Che crescono sostanzialmente, perché poi ci sarà proprio anche un aumento dell'altezza, anche perché sapete, e questo non l'ho detto prima, è uno strumento fatto alla luce della legge sul consumo del suolo, quindi sappiamo che è proprio un intervento di rigenerazione urbana sostanzialmente, quindi non consumiamo più terra nuova, recuperiamo dove eravamo. Mentre invece per quanto riguarda quello che diceva prima Doriano di Piazza della Repubblica, insomma, siamo in affidamento, fase di aggiudicazione dell'appalto, quindi noi abbiamo già ipotizzato che per il periodo natalizio probabilmente avremo già una fase, non dico a cantieri, però comunque di cantierabilità dell'area, perché sapete è una piazza, non ci sono asfalti, è tutta opera di marmi e di scalpellini, di porfido, quindi si può lavorare durante l'inverno. E invece per il corso Risorgimento, come veniva prima annunciato da Mauro Siviero, insomma, lì abbiamo innanzitutto questa prima idea di progettuale di fattibilità, deve seguire una fase esecutiva e definitiva esecutiva, quindi io potrei immaginare se arriverà quello definitivo esecutivo probabilmente alla primavera. Quindi diciamo che comunque sono tutti interventi che la piazza potrei dire che secondo lei il definitivo esecutivo di Corso Risorgimento generalmente primavera, e nel frattempo la redazione del piano, e aspettiamo gli effetti del piano. Noi ce l'abbiamo messa tutta, adesso sta ai tanti imprenditori che ci sono nella nostra città, e insomma Portoviro è una città estremamente viva, lo è sempre stata, e quindi insomma noi abbiamo fatto di tutto per risvegliare ancora l'interesse che magari in qualche punto si era assopito.